E ok, il giro inizia qui in concessionaria Harley-Davidson Bologna perché mentre andavo a fare il mio giretto ho sentito uno che praticamente il carter, il copricinghia della moto si è spaccato. Adesso l'hanno tolto, vediamo se c'è un pezzo sostitutivo, se no continuo senza e vediamo se riusciamo a recuperare questa giornata. Yo! E ok, siamo partiti, tutto un fuori programma, siamo in una zona industriale di Bologna perché mi sono dovuto fermare alla concessionaria, perché mentre stavo andando alla meta in cui vogliamo andare oggi ho sentito uno non capivo, mi sono fermato, mi sono accorto che il carter, ossia il paracinghia che sta sopra appunto alla cinghia, si era spaccato. Chiaramente ormai questa moto ha un bel po' di anni, le vibrazioni sono quelle tipiche di un Harley e ci sta che insomma un pezzettino di lamierino attaccato a una vite si sia proprio spaccato. Ogni tanto succede, mi era già successo con l'attacco agli scarichi una volta. Oggi però è sabato, i ragazzi erano veramente uberatissimi di lavoro perché sabato pieno di gente, però sono stati così gentili da comunque smontarmelo e mercoledì verrò a sistemarlo. Comunque non eravamo tanto lontani dalla strada che comunque volevamo prendere, perciò eccoci qua di nuovo in viaggio con solo un'oretta e mezza, quasi due di ritardo dalla mia tabella di marcia, e stiamo andando verso 100. La prima tappa è 100, dove ci sono due cose che vorrei vedere: il castello della Giovannina e il castello di 100, entrambi molto belli, ne parliamo quando siamo lì. E poi da lì, se appunto riusciamo, perché siamo un po' in ritardo, a farne almeno un altro. Io speravo di riuscire a farne due, per cui cioè quattro castelli in una volta, però vediamo un po'. Le strade che faremo oggi sono le strade della bassa, perché questa è la stagione secondo me giusta per fare queste strade. Dopodiché tra un paio di mesi cominceranno i caldoni e comincerò a salire di più nelle colline. Questa primavera la dedico magari più alla pianura, anche perché sì, qua giù adesso è tutto in fiore, ci sono tutti i frutteti, i ciliegi in fiore, però ecco, la strada non è certamente la più divertente del mondo, sarebbe quasi da fare la Biocaos, però non mi sono preparato niente. Giusto fino all'arrivo al primo castello faccio giusto un piccolo recap di quella puntata, di quella fase, anche perché sì, ho fatto un po' un salto un po' troppo lungo, perché mi pare di ricordare che insomma descrivevo l'arrivo a Milano, le difficoltà di inserimento, e poi a un certo punto dicevo e poi sì, scopro il muretto. Dopo questo viaggio in Inghilterra, dopo aver conosciuto questo ragazzo che mi ha insegnato a fare insomma i primi passi di breakdance, però insomma nel frattempo è stato un salto temporale un po' troppo lungo, tralasciando un po' troppe cose. Beh, io insomma vorrei essere il più preciso che posso in questa cosa, per cui adesso faccio un mini passo indietro, perché ci sono un paio di robe che ho saltato di quel periodo. Come ho detto, vivevamo in questa bolla, in questo villaggio militare super blindato, in cui la vita insomma si svolgeva al suo interno. C'avevamo un praticello per fare le partite a calcio e poi non c'era veramente nient'altro. Per un periodo insomma scorrazzavamo anche per la base militare, finché mi sa che qualcuno insomma non si è detto: ma raga, ma com'è che qua siamo una base militare, ci sono i ragazzini con le biciclette che girano. E allora hanno ulteriormente limitato la nostra bolla, mettendo un'altra rete all'interno dell'aeroporto e tagliandoci fuori da quelle che erano insomma le caserme, insomma l'accesso alla pista, perché devo dire la verità, c'era anche una cosa che
che, cioè, se ci pensi adesso, c'ha qualcosa di terrificante. All'interno di questo perimetro dell'aeroporto c'era un hangar che era l'hangar della zona VIP, cioè le personalità politiche e quant'altro, una volta anche il Papa, atterravano all'aeroporto civile di Linate e poi con una pista interna arrivavano a questa zona VIP dove c'era questo hangar e questo scalo e niente, e questa pista interna fondamentalmente arrivava nella nostra zona, noi potevamo raggiungerla tranquillamente, e più di una volta io l'ho percorsa sia in bici e una volta in skateboard, perché dietro l'aeroporto civile di Linate c'era il dopolavoro dell'aviazione, che era un posto stupendo dove c'erano dei capi da tennis, c'era la piscina, era la cosa che a me interessava più delle altre cose, c'era questa piscina, comunque era un bellissimo parco dopo lavoro dell'aeronautica militare, e anziché percorrere tutto il viale Forlanini andavo su questa pista di raccordo di aerei all'interno dell'aeroporto. Quella pista lì l'ho percorsa in skateboard, per dirti, insomma, l'incoscienza più assoluta. Poi dopodiché, appunto, forse di queste cazzate le avevamo fatte un po' troppe e ci hanno recintato anche quel pezzo, e questo mi è dispiaciuto tanto, perché l'unica cosa che si poteva fare lì all'interno, visto che non c'erano strutture civili, non c'erano bar, non c'era, l'unica cosa che potevamo fare noi ragazzini per distrarci e svagarci è andare al circolo sottufficiale. Eravamo tollerati e lì c'erano un paio di videogiochi, un biliardo, un flipper, e niente, con questa nuova recinzione eravamo tagliati fuori pure da quello. E al vostro amatissimo rapper vlogger, insomma, non rimane molto che trovarsi qualcos'altro da fare. E cosa scopro? La BMX. La BMX è stata un po' una passione. Io usavo lì all'interno, c'era una specie di boschetto, mi ero fatto quasi una pista privata con delle fettucce di quelle dei cantieri, le avevo attaccate agli alberi e facevo il mio piccolo giretto. Poi ho trovato un tavolo da ping pong rotto, in cui io mi presi una metà, l'appoggiai ai suoi cavalletti, l'altra al terreno, ed era una rampa di lancio. Madonna quanti muri che mi sono fatto da lì. Continuai comunque ad andare su questa BMX fino a che, maledetti a loro, non me la rubarono a un oratorio, quando cominciai appunto già con questa bici a uscire dalla mia bolla, ad andare nel quartiere che ai tempi si chiamava zona 13, non so se ancora adesso si chiama così. E niente, questo giusto per un riempitivo di quegli anni. Ricordo ancora di quegli anni l'avvento del computer, era venuta fuori questa roba qua dei PC, dei personal computer, e ce n'erano fondamentalmente di due tipi. Uno era il Commodore, mentre noi avevamo preso il ZX Spectrum, veramente infogliato, chiaramente, come tutti i ragazzini proto nerd. Questo computer in particolare non aveva uno slot per neanche i dischetti, che allora erano tipo da 5 pollici, tipo così, ma avevano le cassette del Walkman. Su quello c'erano dei segnali, delle robe, e con quella roba lì si poteva far caricare un programma o un videogioco. Tu dovevi avere un mangianastri e collegavi il mangianastri al computer con non mi ricordo quale attacco assurdo, e questo registratore cominciava a fare e caricava sto programma. Tu chiaramente poi dovevi inserire sta stringa di comandi C2/bla bla b bo bu bu, e dopo un po' compariva questo gioco. E ce n'erano un paio proprio che mi piacevano da morire, proprio da morire. Un paio di quei giochi lì mi infogliavano. E poi c'è stata un'altra grande passione, che però purtroppo non ha potuto essere sviluppata in nessun modo,
a causa dell'incidente che poi mi occorse qualche anno dopo. I tuffi per me sono stata una grande passione, ma ne parliamo più tardi perché siamo arrivati al nostro primo castello, il castello della Giovannina. Guarda che carino che è, davvero 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 molto bello. Noi adesso andiamo un pochino più avanti, ci giriamo e ci parcheggiamo proprio in fronte. Eccoci qua, il castello o palazzo o villa della Giovannina. Adesso vi dico un po' quello che so, che non è moltissimo perché ho guardato ma non ho trovato tantissime informazioni. Dai, adesso facciamo la nostra solita routine e poi ripartiamo alla volta del castello di Cento, che è veramente qua dietro. Yo, ciao! Eccoci qua, siamo un po' in mezzo alla strada per cui ci sarà un bel casino, ma siamo alla villa o castello della Giovannina. È una villa residenziale dedicata a Giovanni II dei Bentivoglio, famiglia molto importante di Bologna, stata costruita intorno insomma al 1500, ma poi con tanti tanti rimaneggiamenti fino all'ultimo, datato insomma agli inizi del Novecento, che gli ha dato le attuali forme, cioè queste torri merlate. Al momento è chiusa perché è stata danneggiata dal terremoto di qualche anno fa. Secondo me è molto carina, dai, giusto un piccolo sguardo, facciamo un mini voletto e poi andiamo a vedere la fortezza di Cento, la rocca di Cento, che è molto più imponente, ha una struttura e una storia prettamente più militare. Dai, a dopo raghi, ciao! Ok, partiti, dietro di noi si può scorgere villa o castello della Giovannina e adesso noi entriamo a Cento, che è proprio qua. Mi sa che ci siamo quasi, eh? Eccoci qua, guarda che bella! Molto bella! Chissà se riusciamo a fare il giro. E perché non ci mettiamo qua, proprio qua, eccoci qua, bellissima, guardate che bella. Ok, questa sì è proprio una fortezza, è proprio una rocca. Dai, solite quattro info, solite cose e via così. Yo. Ok ragazzi, eccoci qua alla Rocca di Cento. Dietro di me c'è un raduno di macchine d'epoca che è arrivato all'improvviso. Allora, la rocca è stata costruita circa metà del 1300 e il suo primo castellano è stato Bentivoglio, figlio di Azzone dei Bentivogli. Poi è stata assediata per veramente lungo tempo ed è stata riedificata in seguito ai danni dal cardinale Filippo Calandrini. Non ho trovato tantissime altre informazioni se non che durante la Seconda Guerra Mondiale i suoi sotterranei sono serviti come rifugio contro i bombardamenti e poi in seguito è diventato un carcere. Niente, davvero molto bella, facciamo il nostro solito voletto, la solita nostra routine e poi continuiamo per un'altra fortezza, un'altra rocca, quella proprio dei Bentivoglio a Bentivoglio.
Dai, comunque andiamo. È tutto un po' di corsa perché avendo avuto questo contrattempo con la moto, siamo un po' in ritardo. Dai, allora, a dopo. Ciao. Ok, abbiamo lasciato la Rocca di Cento alle nostre spalle e adesso ce ne andiamo a vedere quella di Bentivoglio. Comunque, dai, ci aspettano un po' di chilometri e continuiamo la nostra chiacchierata sulla storia e la formazione di Kid Chaos, la storia del personaggio rapper, writer, DJ, producer, Chaos One, presuntuoso, sei nessuno. Vabbè, comunque eravamo arrivati, io stavo a Milano, nella nostra bolla militare, e niente, si cercava insomma di trovare qualcosa che mi potesse impegnare, e quello che ho trovato erano i tuffi. Insomma, i tuffi poi si dividono in due categorie fondamentalmente: trampolino e piattaforma. Comunque io la evitavo come la morte, la piattaforma, ma anche la mia insegnante di allora me la faceva evitare perché sapeva che non ero né pronto né portato, non avevo assolutamente gli strumenti per poterla affrontare. No, quello che io riuscivo a fare era il trampolino. Il tuffo più, quel coefficiente più difficile che sono riuscito a fare è stato un 1,5 carpiato. 1,5 vuol dire una rotazione, mezzo vuol dire che entri di testa, carpiato vuol dire che questa rotazione la fai con le gambe tese, cioè ti chiudi a serramanico. Basta, tutto qui. Questo è tutto quello che sono riuscito mai a fare nella vita di decente nel tuffi. E mi è dispiaciuto perché proprio mi piacevano tantissimo, ma proprio tantissimo. Ho continuato a farli senza ovviamente successo, ho fatto pure un paio di gare, il saggio, sempre arrivato ultimo. Ho continuato a fare questo sport fin quando non ho avuto quel famoso incidente di cui ho parlato anche ultimamente, il famoso a 16 anni stavo messo male, però già a quel punto un po' frequentavo il muretto, ne avevo già subito il fascino. Però ecco, questa parentesi per allungare un po' la storia, perché io la storia del muretto la vorrei affrontare innanzitutto con una puntata o più puntate dedicate, ma soprattutto con qualche testimone, qualche ospite. Prossimamente conto di andare a Milano, poter portare una persona particolare che ci può dare anche una visione più approfondita di quello che è stato il muretto, il suo significato, la sua importanza. Però dai, di questa roba ne parliamo la prossima volta che affronteremo la Biocaos, e spero appunto di avere questo ospite d'eccezione con cui scambiare impressioni, ricordi, soprattutto i suoi, perché questa persona è stato un pioniere di quel posto, è arrivato molto prima di me, ne ha buttato le basi, è stato un pilastro, un vero leader di quel movimento, e mi piacerebbe molto averlo come primo ospite di On The Run. Comunque, io credo che ci siamo quasi alla Rocca di Bentivoglio, eccola qua, spatapapam. Insomma, quello che ne rimane, perché non ne rimane tantissimo, però questo bellissimo ingresso fortificato è davvero bello. Eccoci qua, così possiamo guardare meglio tutto quanto. Guarda che bello, ci facciamo le nostre cosine, la nostra routine, ormai lo sapete. A dopo, ciao!
Ok, eccoci qua alla Rocca di Bentivoglio, da non confondersi con il castello di Bentivoglio a Bazzano, che abbiamo già visitato, che era insomma la loro dimora primaria. Questa in realtà era la loro residenza per le vacanze, era un posto dove venivano a fare la pesca, la caccia col falcone. Venne costruita tra il 1460 e il 1500 ed è sempre stata proprietà dei Bentivoglio. Probabilmente prima era una torre di osservazione durante il Medioevo per l'avvistamento delle orde barbariche che si avvicinavano verso Bologna, tant'è che questo braciere ne ricorda proprio la funzione. Doveva essere in cima a questa torre, veniva accesa in modo che dalle mura di Bologna potesse essere avvistata e per cui segnalato l'arrivo dei nemici. Va bene, dai, noi adesso continuiamo il nostro viaggio, andiamo verso il castello dei Manzoli, ultima tappa del nostro piccolo percorso per i castelli della bassa bolognese. Dai, 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 ciao! Ok, ecco che guardiamo ancora un pochino il castello di Bentivoglio, cercando di non cadere sul ghiaino, e si va a vedere quello di Manzoli, sempre cercando di non cadere sul ghiaino. E adesso andiamo a vedere quest'altro bellissimo castello, anche questo è stato rimodernato, ma è molto molto bello, c'ha il suo anche piccolo fossato, ponte elevatoio. Comunque, dai, a me questa campagna qua, soprattutto in questo periodo, piace veramente tanto, perché è proprio tutto in fiore, tutto vivo. Insomma, ci avviciniamo sempre di più alla nostra ultima tappa, che dai, nonostante il ritardo iniziale dovuto insomma un po' al pezzo che mi cascava dalla moto, siamo riusciti a recuperare. Comunque, qua ci siamo, questo boschetto che è la sua proprietà nasconde già il castello dei Manzoli. Si dovrebbe intravedere qualche cosa tra gli alberi, ma noi ci avvicineremo dall'altro lato. Guardate che bello, davvero bellissimo. Noi adesso ci avviciniamo, andremo a vedere il suo ponte levatoio, ne raccontiamo brevemente la storia. Questo è il suo borghetto anche, che è davvero davvero bellissimo. Eccoci qua, eccoci dunque arrivati qui al castello dei Manzoli. Ci facciamo una breve sosta, davvero davvero molto molto carino tutto questo. Dai, a dopo. Ok, eccoci qua al castello dei Manzoli, dietro uno dei due ponti levatoi che lo contraddistinguono. Dietro di me si può vedere la torre merlata, veramente veramente molto bella. Allora, molte poche le informazioni che ho su questo castello. Viene probabilmente costruito intorno al 1410-1414, per essere precisi, dal cavaliere bolognese Bartolomeo Manzoli, sui resti di un'antichissima torre di difesa del 200. È residenza di questa famiglia per un tempo veramente lunghissimo, dopodiché nel XIX secolo è opera di un restauro stilistico e niente, il castello è privato, credo sia un releo, un hotel, non so bene. È molto 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 bello, il restauro è incredibile, davvero davvero affascinante. Che facciamo noi adesso? Ce ne torniamo? Dai, ciao, a dopo.
ok, ci lasciamo alle nostre spalle il castello dei Manzoli, molto bello, suggestivo. Dai, comunque, sì, come primo giretto della stagione, molto easy, molto tranquillo, rigenerante, siamo pronti per fare avventure un po' più consistenti. Quest'anno cerchiamo di alzare l'asticella, cioè, perché appunto se lo permette il tempo, il lavoro, la salute, la sfiga. Questo è quanto? Ben 4 castelli, insomma qualcosa sono riuscito a farvelo vedere. Diciamo che il giro si può concludere qui. Perciò dai raghi, grazie per essere stati in mia compagnia in questo primo giro della stagione. Ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Questo è On The Run. Raghi, a star bene. Ciao.